tu pensa che se un bambino comincia ad andare a scuola oggi, andrà in pensione, cioè andrà in pensione, se ci andrà in pensione, nel 2078. No, solo il pensiero mi mette paura, però quello che non dobbiamo fare è mettere paura ai nostri bambini, ai nostri figli. Perché se cominciano a pensare che non avranno un domani, come faranno a costruire un futuro migliore? C'è una crisi economica terrificante, c'è una crisi culturale. Però i nostri genitori hanno affrontato una guerra, noi abbiamo affrontato lo spread e i ragazzi dovranno affrontare anche loro chissà quale disastro ambientale. Questo però non autorizza nessuno di noi a privarli dei loro sogni, delle loro ambizioni. Dobbiamo insegnargli ad avere coraggio. Questo ritmo è per voi. Questo ritmo è per voi. Questo ritmo è per voi. Coraggio. 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 Quella laggiù è la Sea-Watch. Si sta muovendo verso il porto. C'è una motovedetta della Guardia di Finanza che sta provando a fermarla. Vai, guarda, la motovedetta si sta mettendo tra la banchina e la Sea-Watch per non farla attraccare. Ma la nave della ONG sta continuando ad avanzare. I'm Carola, I'm the captain of the Sea-Watch 3. Weak as I am, no fear for you. 31 anni, nata in Bassa Sassonia, una vita in mare, Carola Rackete da oggi è la capitana contro il capitano, che non le nasconde il suo giudizio. La sbruffoncella. Quella contro Salvini e i porti bloccati è solo l'ultima battaglia di Carola. I'm here in front of Lampedusa since Friday the 14th with now 43 rescued people on board. Ha attraccato. La Guardia di Finanza è stata costretta a spostarsi dopo 17 giorni in mare e la Sea-Watch ha attraccato nel porto di Lampedusa. Ecco la comandante Carola Rackete. Questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina degli immigrati pagata da chissà chi. Hanno forzato, hanno deciso, entriamo, nonostante forzato, i divieti, nonostante come, tutto. Nelle necessità ci sono delle leggi superiori. Ecco, sta scendendo la capitana Carola Rackete, da un lato si sentono i fischi, dall'altro gli applausi. Ciao Luca, spero che ti violenta lo stile. Ho avuto una vita facile, ha risposto lei, perché sono bianca e nata in un paese ricco e con il passaporto giusto. Nasce così la capitana con i capelli rasta che sfida Salvini. The Interior Ministry of Italy has passed a new decree law forbidding us entry. Non aver voglia, tradimento! Hanno fatto entrare la nave a tradimento! Falliti! Ieri ha ignorato l'alto del ministero, rischiando fino a 20 anni di carcere, 50.000 euro di multa e di dover dire addio per sempre alla sua nave, ma non ai suoi ideali. Vergognatevi tutti! Il nostro paese è stato invaso! Vergogna! Vergognatevi! Eccola, la stanno portando via. Viva gli italiani! Viva gli italiani! Pane e coraggio ci vogliono ancora, e questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Perché si nascondono? Ma il furgone della misericordia è stato chiamato, è stata avvisata? Come è raggiungibile? Amico mio, ci dai una mano, noi siamo in banchina. Sono tutti jeans bellissimamente, sciarpe, ma buone si vestono già, ma che se non arriva una donazione da Marocco? Dalla Libia? No, io sono tranquilla, comandante. Ormai non se ne può più. Uno dei migliori ristoranti dell'isola è quello di Angela Maraventano. Ad Angela non piacciono i clandestini e non le piace che di Lampedusa si parli solo a causa loro. Per questo è diventata leghista e ha aperto una sede della Lega a Lampedusa. Lampedusa è lunga meno di 10 km e larga 2. Ci vivono 5.000 persone che diventano 50.000 in agosto. Per scoprire l'isola con i costumi e profumi, telefona a Carmelo, è la persona giusta che fa per te. C'è gente che rifiuta con questa povera gente. Il capitano Romeo Cavallin è di Treviso. 8 anni fa si offrì volontario per Lampedusa. Questa imbarcazione è come l'uovo di Pasqua, eh?
arrivi sul posto e non finiscono mai di uscire da sotto. Da allora il capitano Cavallin comanda la brigata della Guardia di Finanza che si occupa degli sbarchi dei clandestini. Bartolo e gli altri medici hanno sempre più a che fare con quella che chiamano la malattia dei gommoni, che colpisce soprattutto le donne. Quando salgono sul gommone, gli uomini per proteggere le donne si mettono tutte attorno, l'ha visto sui gommoni, gli uomini tutti messi a coacciano, e le donne le fanno mettere sedute per terra con i bambini in braccio, e quindi sono loro che si prendono quella miscela, è una miscela di acqua e benzina, che questi gommoni vanno, c'è un motore fuori bordo a benzina, quindi quando devono imboccare continuamente, si inzuppano i vestiti di quella miscela, una miscela devastante, muoiono per queste questioni gravissime. Il commissario ci fa fermare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Insieme a lei quel giorno la Mare Ionio ha salvato altre 29 persone. Indietro non sarebbero tornati, quando le persone hanno veduto ancora peggio, quindi sarebbero morti sicuramente. 10 maggio sono sbarcati tutti a Lampedusa. Dopo quasi 20 giorni rincontro Alima, sua mamma Isha, suo papà Ionis a Roma, dietro la stazione Tiburtina. Noi stasera prendiamo un autobus per Genova, vogliamo provare ad arrivare in Francia. Ma va bene se vengo anch'io con voi? Per me va bene, andiamo. Siamo arrivati a Ventimiglia dopo 12 ore di viaggio. Incontriamo Bashir, un altro ragazzo salvato dalla Mare Ionio. Ed è proprio lui che ci porta in un bar che conosce, un posto sicuro dove riposare e aspettare il prossimo treno per la Francia. Da questo bar sono passati tanti migranti in difficoltà e questa signora li aiuta tutti come può. Gliene do io una di borsa perché okay. Questa qui dà un po' all'occhio. Oltre a una borsa per mettere le loro cose, gli dà anche dei vestiti puliti e qualche consiglio per camuffarsi meglio. Quando siete sul treno, parla del lavoro, da far capire che è un abitante di Nizza, ma deve parlare in francese perché c'è la polizia in borghese, almeno lo sente, sa che parla di lavoro. Non dirò. La prima fermata di questo treno è Mentone ed è qui che la polizia francese sale sempre. Controlla se a bordo ci sono immigrati e quando li trova li ferma e li riporta in Italia. Eccoli, noi siamo in Francia, siamo a Mentone, però abbiamo visto la polizia di frontiera. Io da qua la vedo, stanno entrando tutti i lati. Passano nei bagni per vedere se c'è qualcuno, uno è qua. Un poliziotto ci passa proprio davanti, ma tira dritto. Ok, qui abbiamo finito. Sembra che stiano scendendo, ma uno di loro nota il borsone lasciato dal papà di Alima e chiede: è di qualcuno questa borsa? È vostra? No, non è mia. Il poliziotto si rivolge proprio a Ionis. È tua? Sì, è mia. Ah, ok, è tua. Qui tutto a posto, scendiamo. Siamo scesi. Siamo scesi. Mi rendo conto solo adesso, dopo attimi di tensione, che è successo qualcosa di straordinario. Nessuno ha sospettato di Alima e della sua famiglia. Quindi abbiamo passato la frontiera? Sì, siamo in Francia. Da qui in avanti mi sembra tutto più semplice.
La cosa più importante era riuscire a passare il confine. Chi racconta le bugie in televisione, politici, giornalisti, dicendo delle menzogne e causando paura e terrore mediatico nella gente, questo è un crimine. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze. Ti abbraccerò per darti forza sempre. Questo è Riace, paese dell'accoglienza. Tutte quante le insegne che accolgono chi arriva recano questa caratteristica distintiva del posto. Questi ragazzi sono diretti a casa di Mimmo Lucano. Mimmo! Libero! 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 Mimmo! Mimmo! Coro Mimmo Libero. Ok, bellissimo. Da qua, quello che si sente da qua, è da casa tua. Ti saluto o non saluto? Se può fare gli arresti domiciliari, ti saluta fuori dalla finestra? Basta per... Amanhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. Amanhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência. Ma tutte queste persone a Riace c'erano già state? Mai? Dai la gamba. Allora, vuoi che parta con la prima gaffe? Dimmi. Ti vedo in gamba. Sei partita col piede giusto, insomma. Vabbè, però... Se vuoi parliamo di protesi. Sì, parliamo. Se vuoi, ne parliamo. Diciamo che anche tu avresti bisogno di qualcosa. Sì, sì. Vi ricordate quella bellissima scena nell'attimo fuggente quando il professore Robin Williams a un certo punto sale sulla cattedra e invita i suoi studenti a fare la stessa cosa? Dai, forza, salite, coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra angolazione. Perché... anche se può sembrarvi sciocco, ci dovete provare. Una delle cose che la gente mi attribuisce è questa incalcolabile determinazione, forza di volontà, eccetera, eccetera. Io queste doti non... Non ce le hai proprio? No, non me le sento. Sono uno che sa trovare certi ingredienti quando vuole davvero fare una cosa e credo che sia una grandissima fortuna nella vita scoprire cosa vuoi fare davvero, perché... a me è accaduto, ci sono tante persone... A me no, non ancora, però... Non lo so, però sicuramente ci sono tante persone che passano la loro esistenza senza nemmeno domandarsi che cosa che vorrebbero fare davvero. Io me lo sono domandato, ho trovato le motivazioni, ho trovato i miei obiettivi e alla fine per questi ho saputo trasformarmi in una persona determinata e cocciuta. Ma... Io mi chiamo Laura Rampini, ho 40 anni... Fin da piccola proprio giocavo a fare la paracadutista, lanciandomi dagli alberi con l'ombrello, sognavo di volare e poi crescendo questa cosa è rimasta fortemente dentro di me. Upside down, boy, you turn me in.
L'incidente è arrivato molto presto, a 22 anni. Dopo l'incidente non ho più pensato di poter volare perché al mondo poi non esisteva nessuno che avesse fatto paracadutismo in carrozzina. Io ho avuto l'incidente che avevo 22 anni. E tu a 22 anni non pensi, cioè vedi lontano tutto, vedi lontano il mare, vedi lontano, ti senti un cavallo in corsa, diciamo, no? L'incidente è stato un incidente stradale? Un incidente stradale, in macchina con me c'era anche mia sorella, è stato un frontale. La macchina che veniva dal senso opposto per la velocità sbandato, io mi sono accorta che la macchina sbandava. Gli ultimi ricordi che ho è mia sorella che dice: ma cosa sta facendo? Ci viene addosso. Io vado per riparare mia sorella e poi io ricordo l'impatto e poi non ricordo più niente perché ho avuto 7 giorni di coma. Ci sono delle cose che tu devi digerire con te stesso, che devi riuscire a capire, devi tornare ad amarti di nuovo e a volerti bene, a piacerti anche con una nuova condizione. Io sono nata in un paese che è capitale mondiale del volo libero, si chiama Sigillo, quindi io ho sempre visto deltaplani e parapendi volare. Fin da piccola proprio giocavo a farla paracadutista, lanciandomi dagli alberi con l'ombrello, sognavo di volare e poi crescendo questa cosa è rimasta fortemente dentro di me. Siamo? Possiamo salire? Salire io sì. Teo, da qua e Saturnino toglie la sedia. Sfila. Sì. Così Laura ci sei? Vai, vai. Via. Ok? Vado. Via. Tolgo. Per me, ok? Ok. Pronta? Pronta. Ehi. Guarda, già facciamo così. Dai, dai. Dai Laura, vuoi saltare? Ok! Il volo per me è libertà. Senso di serenità, di pace. Nel momento in cui tu esci dall'aereo e sei in caduta libera, entri in un'altra dimensione. Hai il cervello acceso tra mille emozioni, ma al tempo stesso spento da ogni pensiero. È il massimo dell'adrenalina, il massimo della pienezza dentro di te. Madonna, sì, ma vi siete dimenticati qualcosa? La carrozzina. Guarda dov'è. Oh, è il primo lancio che vedo, la prima volta che mi vede. Hai capito? L'hai visto atterrare quindi? Sì, eh. Ma da quanto è partito? All'aereo. Ah, sì? Sì, è appena arrivato. Come ti sembra allora? Sei bravissima. La gente spesso ha questa idea di Alex Zanardi, no? Che è un passo dalla beatificazione. E vuoi raccontare come secondo te ti percepisce la gente? No, è vero, hai ragione, ma probabilmente perché si è spenta la luce un giorno, quando l'hanno riaccesa mi hanno visto fare delle cose che sembravano sulla carta assolutamente impossibili. In realtà se riesco a farle non c'è nulla di miracoloso, ma semplice voglia di... Perché sei una specie di incrocio tra Padre Pio e Raffaella Carrà. No, più che altro mi sembra uno degli Abba questo, comunque. È vero. Mi verrebbe da dire mamma mia proprio, perché... No, no, insomma. Diciamo che io sono una persona piena di difetti, sono... uno a cui piace ironizzare molto su quello che gli è accaduto, ma non per mettere a mio agio la persona che mi sta di fronte, semplicemente perché mi piace vivere la vita scherzandoci sopra, anche perché secondo me si arriva più in fretta a destinazione quando non ci si prende troppo sul serio. È vero. Ma quali sono...
ieri Felix Baumgartner si è gettato nel vuoto da 39.000 metri, superando la velocità del suono. Però per molti italiani il 15 ottobre di 14 anni fa arrivava per la prima volta in farmacia il Viagra ed erano molto molto più felici di Felix Baumgartner. Allora, ecco, rivediamo alcuni istanti di questa storica impresa, per la di Baumgartner naturalmente, non quella del Viagra. Anzi, chiedo a Roberto. Roberto sta bevendo gli oggetti di scena. Questo è Felix che si affaccia timidamente, diciamo, e non ci pensa un istante a fare questa cosa. Che chiunque avrebbe detto, ma lo faccio o non lo faccio? E lui, guardando il pianeta, decide di arrivare dove aveva deciso di arrivare. Un uomo puntuale. E anche con moltissima mira, quindi complimenti. Una impresa veramente incredibile, dalla quale è uscito per fortuna senza neanche un graffio. Mi ha colpito molto che lui avesse promesso alla moglie, che immagino con quanta ansia abbia seguito questa impresa, che se raggiungeva questo record non avrebbe più fatto nulla. Allora vi domando, da donne, voi avreste fatto una promessa del genere e secondo voi l'uomo la rispetterà, Alba? Ma gli uomini non cambiano, non voglio immaginare che farà a casa, voglio dire, non avendo la possibilità di lanciarsi. Sì. Faccio fatica a pensare che la sera gli possa portare delle pantofoline calde e gli propone un filmetto alla televisione, non lo so, di quelli leggeri. Magari è noiosissimo nella vita. Allora, qua si celebra con grandissimo clamore le gesta di un uomo velocissimo e anche molto preciso. Allora, Benedetta, facciamo un appello. Felix è un uomo molto coraggioso e veloce. Vuoi chiarire a tutte le donne, per tutte le donne, quale caratteristica delle due è più cara alle donne? Tra la velocità e la precisione e il coraggio? E la precisione e il coraggio, brava. Allora, io con te vorrei fare il gioco della galleria, che è molto semplice. Qual è il gioco della galleria? Guarda, è un gioco che non conosce nessuno, probabilmente lo faccio solo io da bambina. È quello per cui tu viaggi in macchina, ascolti la radio, entri in galleria, va via il segnale, non senti più niente, continui a cantare la canzone e quando esci dalla galleria la canzone riprende, vedi se riesci a tenere, diciamo, il testo fino alla fine. Non me ne ricordo uno, ma se vogliamo provare a entrare in galleria, proviamo. Io sono... Un altro buco nero, ragazzi, una tragedia. Che scopriamo. Ma ragazzi, sono successi che tu devi conoscere per forza. Ma perché li hai. Ma detto, magari vi ho ascoltato, vabbè. Ma America, partiamo col primo. Fanna. Ok, vai. Tu quindi inizi a cantare. Senti la voce, Mara! Dammi la voce. Allora, andiamo avanti con l'altro che è Tiziano. Perdono, guarda, a questo perdono. Punto io sulla fiducia comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Vai, vai! Una rosa. Perché? Su questa amicizia nuova pace si posa. Perché sto come chiedo perdono. Potrebbe sembrare uno sputtanamento. Non lo è. Non lo è, perché tu sei stato molto bravo. Abbiamo fatto insieme una cosa che è un video ed è Bohemian Rhapsody dei Queen. Lo stai dicendo con una certa solennità. No, no, ci tengo anche perché, insomma, è un bel video, io ci tenevo, ho chiamato te, ho chiamato Donatella Rettore, Valerio Massandrea, che tra l'altro saluto e ringrazio, i Manetti Brothers, che sono stati bravissimi, e quindi a questo punto, dopo la presentazione, direi che lo facciamo vedere al nostro pubblico e poi ne parliamo. Ok, godiamocelo. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico! Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! Gar, che già riuscire a
convincere te a fare una cosa del genere? In realtà ti sei proposto tu. Cotto penso, ma scherzi. Comunque è stato, dai, divertente, è stata una bella esperienza. Sì, un po' umiliante. Ma no, perché ma voi figurati. Ridevate di me tutto il tempo. Tu dicevi che dicevo bismillah al momento sbagliato. Ma scusami, non è che ridevo di te tutto il tempo, però facevi molto ridere con questo parruccone. Io non t'ho mai visto così, cioè mi sembrava una versione anche un po' inedita, no? Purtroppo da giovane... La rettore. Avrei potuto averlo, la rettore, ma ecco, questo è il momento più terribile.